È bellissimo perché insomma è veramente non atteso, uno è, come dire, aspetta più facilmente un riconoscimento di natura scientifica, no? Nel mio campo che non diciamo, questa onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica che insomma ho avuto anche difficoltà a incorporare nel mio lessico. Quello di Amalia Bruni è il volto più noto dei 13 nuovi cavalieri della Repubblica calabresi nominati presso la prefettura di Catanzaro in occasione del 75esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana che si festeggerà domani. Premiato il mondo della ricerca, ma anche quello dell'arte. L'arte, gli artisti, le artiste, donne, possono contribuire alla salute della Repubblica Italiana. 4 medaglie d'onore, di cui 3 alla memoria, 4 ufficiali al merito, 13, come detto, cavalieri della Repubblica, di cui 9 militari. Un particolare afflato in questo giorno lo voglio rivolgere proprio a tutti i componenti delle Forze Armate che diuturnamente con il loro servizio offrono alle istituzioni e al Paese il loro servizio e anche il loro sacrificio. Parla di libertà e dignità il prefetto Maria Teresa Cucinotta, ma anche di un mondo femminile in cerca di spazio. Abbiamo scoperto, riscoperto quanto sia importante la ricerca e quindi soprattutto una ricerca poi che venga, tra virgolette, premiata nei confronti di una donna che va assumendo per fortuna sempre più ruoli principali e non più marginali. Domani l'alzabandiera presso il Monumento ai Caduti di Piazza Matteotti.